Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In Abruzzo sono 72 i nuovi casi di coronavirus con un tasso di positività sui tamponi processati dell'1,2%. Invariati i ricoveri in terapia intensiva. Intanto, con l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Marsiglio, il comune di Sant'Egidio La Vibrata esce dalla zona rossa. L'unico comune abruzzese dunque ad avere ancora delle restrizioni resta quello di Celano. Il servizio. Sono 72 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Sono stati rilevati su 3.415 tamponi molecolari e 2.372 antigenici, con un tasso di positività dell'1,2%. Circa la provenienza delle nuove positività, 3 sono della provincia aquilana, 22 da quella di Chieti, 11 da quella di Pescara e 32 da quella di Teramo, 2 da fuori regione e una per la quale è in corso la verifica sulla provenienza. Salgono così a 73.360 i casi positivi al Covid-19 registrati dall'inizio dell'emergenza, il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato errato. Sono invece 2.465 i pazienti deceduti dall'inizio dell'emergenza per Covid, dopo i 5 casi registrati nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 69 e 91 anni, uno in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e uno in provincia di Pescara. Dei casi odierni, 3 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Stabile la situazione dei ricoveri, uno in più tra quelli ordinari, che ora sono 200, invariati quelli in terapia intensiva, 18 con 2 nuovi ingressi, mentre 5.877, meno 320 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Sempre rispetto a ieri aumentano di 385 unità i dimessi guariti, mentre scendono di 319 gli attualmente positivi, che sono 6.095. Intanto il comune di Sant'Egidio La Vibrata, in provincia di Teramo, esce in anticipo dalla zona rossa, la cui scadenza era prevista per domani. Lo prevede l'ordinanza con decorrenza immediata firmata dal governatore dell'Abruzzo Marco Marsiglio. In zona rossa resta quindi un solo comune, Celano, in provincia dell'Aquila, dove le maggiori restrizioni, salvo diversi provvedimenti, cesseranno alle ore 24 di venerdì. Ed è entrato in vigore l'ultimo decreto Draghi, tramite cui si regolano le aperture nelle prossime settimane. Il coprifuoco sarà gradualmente abolito e l'Abruzzo si avvicina alla zona bianca. Giuseppe Dintino. Il coprifuoco sarà gradualmente abolito. E questa è la principale novità dell'ultimo decreto Draghi, firmato dal capo di Stato Mattarella e in vigore da oggi. L'orario obbligatorio di rientro a casa da questa sera è alle 23 e slitterà a mezzanotte a partire dal 7 di giugno. Dal 21 del prossimo mese invece il coprifuoco sparirà del tutto. Il proseguimento della campagna vaccinale sta rallentando l'avanzata del virus e di conseguenza il governo ha deciso di iniziare a sfoltire le regole. Dal 1 giugno si potrà pranzare e cenare anche all'interno dei ristoranti, purché si rispetti il limite di 4 persone per tavolo, a meno che non si tratti di nuclei familiari. Dal 15 giugno ripartiranno i banchetti dopo le cerimonie, quali matrimoni, comunioni, cresime, purché gli invitati siano già guariti dal Covid, abbiano effettuato un test entro 48 ore prima della festa, oppure abbiano il Green Pass, ovvero la certificazione di aver ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Fino alla medesima data, inoltre, rimane la limitazione di una sola visita al giorno verso un'abitazione privata, in massimo 4 persone, oltre coloro lì residenti. Dal 24 maggio riapriranno le palestre e dal 1 luglio si potrà tornare a frequentare anche le piscine al chiuso, i centri termali e i centri benessere. Torna anche il pubblico negli stadi e nei palazzetti sportivi, purché all'aperto, a partire dal 1 giugno, mentre dal mese successivo ci si potrà sedere sugli spalti anche al chiuso. Da questo fine settimana, inoltre, i centri commerciali rimarranno aperti anche nei giorni festivi e prefestivi. Rimarrà comunque l'obbligo per tutti di indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso, e di evitare assembramenti. E se il trend dei dati epidemiologici dovesse restare favorevole, 6 regioni saranno presto in zona bianca. Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna dal 1 giugno e dal 7 anche l'Abruzzo, insieme a Veneto e Liguria. Nelle zone bianche spariranno tutte le regole, coprifuoco compreso, fatta eccezione per quelle che riguardano l'uso delle mascherine e il mantenimento del distanziamento sociale.
E c'è ottimismo nelle previsioni del governatore Marco Marsiglio, che annuncia come l'Abruzzo presto diventerà zona bianca. Inoltre, per i turisti che soggiorneranno nella nostra regione sarà possibile vaccinarsi contro il Covid-19. Tania Bonici Castelli. L'Abruzzo presto in zona bianca e senza limiti di coprifuoco serale. Vaccini a volontà anche per i turisti che soggiorneranno nella nostra regione. Lo annuncia con ottimismo il governatore Marco Marsiglio, intervenuto a Teramo alla presentazione del nuovo centro universitario sportivo che sarà gestito dall'Azzu Teramano. L'Abruzzo diventerà zona bianca se per 3 settimane consecutive registra questo indice. Quindi ad oggi abbiamo questi numeri, stiamo cominciando a registrare questi numeri su tutto il territorio regionale. Fino alla scorsa settimana la provincia di Pescara era l'unica che lo registrava, adesso si sta abbassando l'incidenza anche sugli altri, quindi siamo sulla buona strada. Il coprifuoco c'è un calendario di eliminazione che prescinde dalla zona bianca, però questo naturalmente è l'obiettivo, abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo grado di sicurezza e credo che i numeri e i fatti stanno dimostrando il buon lavoro fatto. Noi abbiamo già ricevuto 2-3 giorni fa quelle oltre 30.000 dosi richieste al generale Figliuolo. Quando è venuto qui si era preso l'impegno di fornirceli, ci ha messo qualche giorno. Alla fine sono arrivati e quindi noi stiamo andando avanti speditamente con il nostro piano di vaccinazioni. Per la vaccinazione dei turisti mi sembra di capire che ci sia da parte del generale, del commissario, un avviso contrario, anche se noi siamo pienamente disponibili a fare in modo che possano vaccinarsi, magari per i richiami delle persone che nel frattempo si sono trasferite in vacanza nel nostro territorio. Marsiglio ha poi rilasciato un suo commento sulla spinosa vicenda giudiziaria che vede coinvolti alcuni consiglieri regionali e che agita la politica abruzzese. Si imbarazzano le persone che hanno qualcosa di cui vergognarsi, noi non abbiamo niente da nascondere, la procura fa doverosamente le sue indagini e i suoi chiarimenti, io sono pressoché certo del fatto che quando saranno finite queste indagini la estraneità degli esponenti della maggioranza sarà assolutamente acclarata. Un'altra cosa... E io spero anche di quelli dell'opposizione, perché non fa bene alla politica scoprire che qualcuno che ha rivestito incarichi importanti possa essere stato corrotto, diciamo, nella sua attività. Preferisco mantenere il confronto e anche la sfida sempre sul piano della lotta politica e non di quella giudiziaria. Anche il direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara, Paolo Fazzi, conferma il buon andamento dei dati sulla pandemia, invitando però comunque a comportamenti prudenti il servizio. Dottor Fazzi, allora ci saranno le riaperture a breve, tra poco non ci sarà neanche più il coprifuoco, si va verso l'estate, numeri molto incoraggianti, però lei lo ha detto più volte, bisogna mantenere la guardia alta, non bisogna rilassarsi. Certo che sì, questa situazione ottima è figlia ovviamente del caldo, perché sappiamo che con il caldo il nostro sistema di immunità innato funziona meglio e quindi i virus circolano meno, è figlia delle vaccinazioni che si stanno facendo, è figlia anche qui nella zona nostra della provincia di Pescara delle restrizioni che si sono avute a febbraio. Cosa succederà? Se però noi non staremo attenti con le solite raccomandazioni, quindi distanziamento sociale, lavaggio mani e uso della mascherina, che potremmo anche evitare se si raggiunge un numero alto di vaccinati stando all'aperto, potremmo far circolare molto meno il virus. Il problema reale è che d'estate il virus circola ma non si vede, o meglio si vede meno. Per cui i danni poi si contano, come è successo l'anno scorso, a novembre, nell'autunno inoltrato. Per cui quest'anno dovrebbe comunque andare bene a prescindere, pur di fronte a comportamenti sciagurati che ovviamente non mi auguro da parte dei cittadini, perché ci sono i vaccini. Però anche un malato, anche un morto che noi vedremo e raccoglieremo come dato purtroppo a novembre, è una sconfitta per la società civile e per la sanità.
quindi dovremmo veramente cercare di essere quest'anno ancora più attenti dell'anno scorso. Quando ci sono meno focolai, diciamo, i contatti, il tracciamento dei contatti ovviamente viene meno e quindi di conseguenza si fanno meno tamponi, ecco, ma meno male. Sarà un modo, tra virgolette, per far riposare i miei preziosissimi collaboratori e anche un pochettino me stesso, perché ormai noi sono 16 mesi che stiamo sulla graticola, sempre sul pezzo, e oggettivamente siamo stanchi, quindi è giusto pure, tra virgolette, un po' riposarci. I funzionari ADM dell'ufficio di Pescara hanno bloccato gli spazi doganali presso il porto della città adriatica. Due partite di merce dichiarate per l'esportazione verso l'Albania, spedite da una società con sede nelle Marche, di circa 13 tonnellate di merce dichiarata come parte di autoveicoli. A seguito della visita merci da parte dei funzionari ADM in collaborazione con i carabinieri del NOE di Pescara, le spedizioni sono risultate contenere rifiuti. La merce e i veicoli sono stati posti sotto sequestro e gli autori sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica. Andiamo avanti, la bozza del nuovo piano di riordino della rete ospedaliera abruzzese penalizza gli ospedali della Marsica. A dirlo è il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio. Vediamo il servizio. La bozza del nuovo piano ospedaliero regionale fa scattare nuovamente l'allarme sulla sanità marsicana. Il piano, discusso nella riunione di maggioranza in regione, prevederebbe un taglio dei posti letto nel presidio di Avezzano. A preoccupare il sindaco Di Pangrazio è soprattutto la soppressione del numero di posti letto nell'osservazione a breve del pronto soccorso. Due posti verrebbero tolti alla neonatologia, mentre il reparto ostetrico, sottolineano dal comune, registra circa 1000 parti l'anno. Il reparto di ortopedia verrebbe invece retrocesso ad unità operativa semplice dipartimentale. Preoccupano anche i tagli attesi a radiologia interventistica e alla stock unit. Nessun accenno alla neurochirurgia. Allarme lanciato anche dal Partito Democratico e dal presidente UNCEM e sindaco di Sante Marie Lorenzo Berardinetti sul possibile declassamento dei presidi ospedalieri di Tagliacozzo e Pescina. Un piano che sembra penalizzare la Marsica, nonostante gli appelli lanciati durante la pandemia, che ha messo a nudo importanti criticità sul fronte sanitario. La bozza proposta è una bozza che penalizza l'ospedale di Avezzano, l'ospedale di Tagliacozzo e l'ospedale di Pescina. Questo chiaramente è inaccettabile. Abbiamo subito attivato un gruppo di medici, perché io lavoro sempre insieme alle persone più esperte, e abbiamo fatto una prima riunione giorni fa. Ieri pomeriggio invece ci siamo riuniti, io voglio lasciarli lavorare presso gli uffici del COC, proprio con un gruppo di lavoro scelto proprio dai medici, che hanno praticamente evidenziato tutte le criticità che sono emerse. Sono delle criticità abbastanza rilevanti che proporremo come modifica di questa bozza del piano. È chiaro che chiameremo direttamente anche i consiglieri regionali di riferimento, perché in questo momento devono essere uniti per la Marsica e per la sanità della Marsica. Non possiamo assolutamente permettere che altri territori godano o possano essere previste delle migliorie a scapito dei presidi ospedalieri marsicani. Penso che è una bozza fatta frettolosamente dall'agenzia regionale, la regione deve oggi metterci veramente le mani, e sentendo chiaramente le sollecitazioni che faremo noi come sindaci marsicani sulla base delle proposte che verranno rimesse dai nostri operatori sanitari. Lavorare insieme, lavorare con gli esperti, significa fare il bene della nostra comunità. Cambiamo pagina, operazione verità questa mattina del comune di Pescara su via Pantini in merito al paventato taglio degli alberi. Il sindaco Masci assicura che ne saranno eliminati pochissimi e ne saranno piantati 1000 nuovi. Vediamo. Il futuro sarà quello di una strada che risolverà molti problemi di viabilità. Poi ci saranno 1000 alberi in più che noi pianteremo nella zona della Pineta, ci sarà l'eliminazione dell'attuale strada che collega la tangenziale con le vie limitrofe, in modo da recuperare molto spazio per il parco, quindi certamente un miglioramento della viabilità. Poi, per quanto riguarda le piante, che il piano di assetto naturalistico che noi
abbiamo trovato, perché il piano di assetto naturalistico è legge regionale e viene da molto lontano, viene dal 2009. Per quanto riguarda quel piano e quelle piante che dovrebbero essere eliminate in base al piano, noi cercheremo di salvarle il più possibile. Alcune le ripianteremo, altre ovviamente dovremo sacrificarle, ma al posto di quelle poche piante che sacrificheremo ce ne saranno 1000 in più, perché l'equilibrio che gli altri avevano trovato con 170 piante, noi invece lo portiamo a 1000 piante, rilanciamo, perché Pescara ha bisogno di verde, ha bisogno di piante e noi ci stiamo muovendo proprio in questa direzione. Non so quanti ce ne sono di alberi secolari che saranno eliminati, e se saranno eliminati saranno veramente pochissimi, perché li andremo a controllare uno per uno, ma quegli alberi che si eliminano sono quelli che rientrano all'interno di una programmazione del PAN fatta dal 2009 al 2019, ed è stata questa programmazione studiata da ambientalisti che sono Giovanni Damiani, Giancarlo Doardi, e tutte queste operazioni sono state puntualmente seguite da tutte le associazioni ambientaliste in comune e in regione. L'obiettivo nostro è proprio quello di salvarle per quanto possiamo e di ampliare il numero delle piante che noi inseriremo nella pineta. Certo è, chi ha deciso quel percorso, evidentemente lo ha deciso perché era l'unico percorso possibile, e siccome io ho la garanzia che quella decisione è stata presa da eminenti ambientalisti, ovviamente il punto di equilibrio in una situazione in cui c'è una città che si muove e che deve rispettare interessi diversi, noi cerchiamo di rispettarlo tutelando tutti, però le opere che si devono fare in questa città si faranno. Si è tenuta questa mattina a Pescara la presentazione della campagna nazionale Libera di Abortire di Radicali Italiani e Giovani Democratici Abruzzo, in collaborazione con diverse associazioni a favore dell'aborto. Vediamo. Parte anche da Pescara la campagna dei Radicali Italiani e dei Giovani Democratici Libera di Abortire, una campagna a favore dell'aborto. Esattamente, sono giorni in cui celebriamo i 43 anni di vita della legge 194, e con questa campagna vogliamo tornare a dire che a distanza di tanti anni il diritto all'aborto rappresenta ancora per tantissime donne un percorso ad ostacoli. Percorso ad ostacoli, e voi a tal proposito avete fatto questa mattina anche delle proposte. È così, parte questa campagna da Pescara, da Roma, da Milano, e che si pone l'obiettivo di girare per tutte le città d'Italia, in particolar modo su quei territori che vedono l'obiezione di coscienza a dei livelli molto alti e con tutte le conseguenze in termini di disagi, di stigma, di problematiche che questo comporta. Ci poniamo l'obiettivo di formulare, come abbiamo fatto, delle proposte molto precise e molto concrete rivolte a Governo e Ministero della Salute anzitutto. Tra queste, ad esempio, quella di incentivare concorsi ad hoc per personale medico non obiettore, e ancora incentivare percorsi di formazione per il personale medico rispetto ai metodi anche nuovi, ormai riconosciuti da tutta la letteratura scientifica medica, su come poter accedere in sicurezza al servizio di interruzione volontaria di gravidanza. E ora andiamo a Teramo. Questa mattina a Piazza Sant'Anna l'ADSU ha presentato il nuovo centro sportivo universitario che sorgerà sui terreni adiacenti alla residenza universitaria di Viale Crucioli. Il progetto, finanziato con 2 milioni e mezzo di euro, prevede una struttura accessibile anche agli atleti paralimpici. Alla presentazione è intervenuto anche Luca Pancalli, presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. Il servizio. Un intero ettaro confinante con la futura residenza universitaria di Teramo in Viale Crucioli diventerà un grande centro universitario sportivo. 2,5 milioni di euro per una struttura fruibile e accessibile a tutti, ai diversamente abili soprattutto, che potranno praticare sport paralimpici.
Il terreno, di proprietà dell'ASL di Teramo, era l'ex vaccheria annessa al vecchio ospedale della città, dove si allevava bestiame per la produzione di latte da distribuire ai degenti. L'utilizzo e la destinazione di questo spazio è nata da un'idea del direttore dell'ASL di Teramo, Antonio Sorgi, che ha presentato il progetto a Piazza Sant'Anna, alla presenza delle più alte autorità regionali e del presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Come sarà realizzato questo centro sportivo universitario? Gli elementi cardini sono quelli che hanno poi ispirato la residenza universitaria che è in corso di realizzazione. Intanto l'obiettivo complessivo è di fare un centro di servizi universitari. Dietro c'è un'area interessante, che abbiamo ritenuto interessante, che sono circa un ettaro, che è di proprietà della ALS e dell'ex vaccheria, e su questa cosa ci siamo un po' concentrati. Abbiamo fatto un accordo con l'ALS informale che va puntualizzato, ma loro sono resi disponibili alla cessione di questo bene. Questo centro esperti quindi completa l'offerta dei servizi universitari. Quali sono stati gli elementi che hanno caratterizzato questo? Gli stessi che hanno caratterizzato le residenze universitarie, quindi la totale accessibilità, sostenibilità ambientale e recupero di un'area urbana degradata o comunque abbandonata, non utilizzata. E con lo stesso spirito quindi siamo rivolti a questo. A questo punto quindi abbiamo puntualizzato le questioni su tre sport principali, che è la palla a mano, il basket, in basket in carrozzina e la torbolo per i non vedenti. Di questo quindi diventa un unicum a livello nazionale, questo centro servizi sportivi totalmente accessibili con una residenza che è totalmente accessibile e offre un'offerta che a nostro avviso sullo scenario nazionale pochi possono offrire, anche in particolar modo sulle summer school, su ritiri o su piccoli tornei che si possono svolgere nel periodo estivo. Con l'uscita dall'emergenza legata alla pandemia, il Comune di Penne punta fortemente sul rilancio del polo museale. Questa volontà è stata confermata dalla Sovrintendenza Archeologica di Chieti in visita nel centro Vestino, nel corso della quale sono state concertate nuove iniziative legate alla promozione culturale e territoriale. Stefano Recanati. In vista della prossima stagione estiva, Penne punta molto sul turismo culturale da affiancare a quello naturalistico. Proprio per questo l'amministrazione comunale in questi giorni sta mettendo in campo opere per il rilancio di tutto il sistema museale. Infatti saranno diversi gli eventi messi in cantiere per attrarre visitatori e turisti con l'uscita dall'emergenza pandemica. Nuove iniziative utili a promuovere i due musei cittadini sono stati concertati anche con i funzionari della Sovrintendenza Archeologica di Chieti in visita a Penne proprio nei giorni scorsi. Le iniziative saranno coordinate con la Fondazione MUSAP e i volontari dell'associazione Pinna Vestinorum. Abbiamo messo in cantiere alcune iniziative che in collaborazione con la Fondazione MUSAP e l'associazione Pinna Vestinorum vogliamo realizzare nelle prossime settimane proprio per attrarre turisti e visitatori. Abbiamo un patrimonio museale di inestimabile valore e con la visita dell'archeologa della sovrintendenza oggi abbiamo effettivamente avviato un percorso che porterà a promuovere tutti i nostri musei, in particolare quello archeologico, attraverso anche dei nuovi reperti che sono tornati alla luce. Quindi l'amministrazione comunale sta lavorando a tutto tondo per rilanciare il nostro sistema museale. L'amministrazione comunale, attraverso l'assessore alla cultura, è al lavoro per creare un collegamento con la riserva regionale Lago di Penne e il centro storico, dove sono presenti i presidi storici della città, al fine di incrementare l'offerta turistica sul territorio comunale. E ora andiamo con la pagina dello sport. Intervenuto durante la trasmissione replay di Enrico Rocchi, l'ex campione brasiliano Leo Junior ha parlato della delusione per la retrocessione del Pescara e degli ingredienti che servono nello spogliatoio per fare in modo che anche in campo le cose vadano bene. Ascoltiamolo. Qui da noi in Brasile dicono che ci sono delle cose quando vanno in sequenza. Per esempio, quando una squadra in una nata cambia tanti allenatori, questa è una regola che di solito ti porta a retrocessione, capito? Un altro discorso è, per esempio, quando non c'è questa amalgama tra la tifoseria, tra la società, è un altro problema che viene ao incontro esattamente della retrocessione. Gli acquisti che si fa durante la nata, bisogna avere un equilibrio grosso. Prima bisogna guardare chi comanda questo spogliatoio, soprattutto l'allenatore. C'è un'altra cosa, i cacciatori bisogna sapere se loro
erano lì soltanto per il stipendio o avevano il minimo di attaccamento alla maglia, che anche quella è una cosa, lo so che sono tutti professionisti, però in certe città, in certi ambienti, bisogna avere il minimo di attaccamento alla squadra o alla maglia che stai mettendo addosso per fare la cosa funzionare. Bisogna che loro possano sapere di come funziona l'ambiente, capito? Non bisogna essere soltanto professionisti, bisogna avere qualche cosa in più. Se gli spogliatoi non funziona, è dura che la cosa possa funzionare dentro il campo. Ed ora la Serie D, giornata di recuperi, quella di oggi. Alle ore 16 si sono giocati appunto 4 recuperi. Agnonese batte Tolentino 2-1 e poi nei match con le squadre abruzzesi c'è stata la vittoria del Genova per 2-0 sul Porto Sant'Elpidio, poi la sconfitta della Vastese a Monte Giorgio per 1-0 e la vittoria del Pineto sul campo del Vasto Girardi. Possiamo vedere la classifica aggiornata dopo questi risultati. Il Pineto si avvicina sensibilmente alla zona playoff, sale a quota 43 punti a 2 lunghezze dalla coppia Castelfidardo e Matese, che sono le squadre al quarto e quinto posto. Dunque Pineto che vede la zona playoff. Sconfitta sanguinosa nel finale per la Vastese, che resta a quota 36 punti, mentre il Giulianova non guadagna posizioni in classifica, resta al terzultimo posto ma si avvicina vicina a tutte le squadre che le stanno davanti. Con 28 punti il Giulianova si porta a meno 4 dal Fiuggi, che è a 32, a meno 5 dal Tolentino, che oggi ha perso e resta a quota 33, e a 6 punti dall'Aprilia, che è ferma a quota 34. Allora vediamo alcune immagini relative appunto alle partite del pomeriggio. Intanto la vittoria del Pineto a Vasto Girardi, una vittoria che è arrivata in rimonta. Possiamo vedere, ecco, le immagini. Vasto Girardi che è partito meglio e nel primo tempo è passato in vantaggio al 22esimo con questo gol segnato da Raucci, bravo a battere l'estremo difensore del Pineto in uscita. La riscossa del Pineto si è concretizzata nel secondo tempo, intanto con il gol del pareggio siglato da Romano a metà della seconda frazione, il cross di Minincleri e l'assist dunque per la rete facile facile a porta vuota di Romano, terzo gol consecutivo per l'ex attaccante del Notaresco, e poi il bellissimo gol partita lo segna Minnozzi, che si divincola bene in area di rigore, salta il diretto avversario e poi batte il portiere del Vasto Girardi in uscita. Rivediamo il gol molto bello segnato appunto da Minnozzi, gol che vale i 3 punti in rimonta per il Pineto a Vasto Girardi. Ora vediamo le immagini relative al gol che beffa la Vastese al 94esimo. Misin indovina la traiettoria giusta con questo sinistro che finisce all'incrocio dei pali, un gol che consegna la vittoria al Monte Giorgio, vittoria di misura per 1-0, beffa per la Vastese che in pieno recupero aveva pareggiato a Castelnuovo e che oggi appunto viene battuto a Monte Giorgio. E possiamo proseguire perché continua la risalita appunto del Giulianova nel giorno in cui ritrovano il Rubens Fadini, i giallorossi battono 2-0 il Porto Sant'Elpidio e, come abbiamo visto, avvicinano le più dirette rivali in classifica. Il servizio. Nel recupero della sesta giornata di ritorno il Giulianova batte con un gol per tempo il Porto Sant'Elpidio con le reti di Cipriani e Tedone. Dopo aver costruito le basi per evitare la retrocessione diretta nel fortino del Castrum, i giallorossi tornano a calcare il manto erboso del Rubens Fadini e lo fanno senza defezione di formazione, certo per lo squalificato De Cerchio, sostituito a centrocampo nel 3-5-2 di partenza da Cipriani. De Moleon torna al centro della difesa, in attacco confermatissima la coppia Barlafante-Paudice. Difficoltà di formazione invece per mister Palladini alle prese, con 6 indisponibili, con i gialloneri marchigiani che si dispongono con modulo a speculare i padroni di casa, con Alessio Palladini a rifinire per Carissimi e Perri. Arbitra Andrea Recupero di Lecce. I padroni di casa provano subito a rendersi pericoloso dopo 9 minuti di gioco. Ripartenza veloce di Paudice, bravo ad accentrarsi e servire Tedone, con la conclusione di quest'ultimo che finisce sul fondo. I marchigiani giocano senza paura e rispondono subito andando vicino al gol in 2 occasioni. Il primo a provarci è Perri, con una conclusione ad incrociare dal vertice alto dell'area di rigore che Mora allontana, mentre più tardi è Carissimi ad approfittare di un alleggerimento difensivo errato di Cipriani, ma il tiro è deviato in
corner da Mora. I giallorossi sentono l'importanza dei punti in palio e lo dimostrano alcune scelte affrettate durante le fasi di gioco. Allora gli ospiti provano ad approfittarne dopo il quarto d'ora, quando dagli sviluppi di un corner Aliffi approfitta di un'uscita avventurosa di Mora per indirizzare verso la porta, ma deve fare i conti con Massetti appostato proprio sulla linea. Gli ospiti, come spesso accaduto in questo campionato, commettono troppi errori di inesperienza ed è uno di questi, Paudice, serve l'inserimento di Cipriani che da limite dell'area fa partire un tiro secco che si spegne alle spalle di Cavalieri. Il Giulianova ha trovato il gol del vantaggio, si scioglie e cerca più volte la via del raddoppio, ma solo con conclusioni dalla distanza, mai senza rendersi pericolosi. Ma prima del finale di frazione è Alessio Palladini ad andare vicino al pareggio con un tiro che termina ad un soffio dal palo sinistro della porta difesa da Mora. La ripresa per il Giulianova inizio come meglio non si potrebbe. Tedone, sempre lui, va via con un tunnel ad un avversario, poi l'assist per Tedone è perfetto, che lo stesso numero 8 deposita in rete per la gioia di tutta la panchina giallorossa. Il Porto Sant'Elpidio non si dà per vinto e si riaffaccia pericolosamente in area abruzzese al quarto d'ora, quando Gusteri, servito sul filo del fuorigioco, si fa chiudere in corner da Mora tra le proteste dei suoi compagni di squadra che chiedevano il rigore. Dagli sviluppi del corner è ancora Mora provvidenziale a deviare in corner un colpo di testa ravvicinato di Aliffi. La partita praticamente finisce qui, con i due allenatori a pescare dalla panchina per far tirare il fiato ai propri giocatori in vista dei prossimi impegni. Con questa vittoria il Giulianova mantiene una considerevole distanza dalle ultime due posizioni, mentre i marchigiani sprofondano in ultima, scavalcati anche dall'Agnonese vittorioso contro il Tolentino. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21.30 con la trasmissione Pallavolè condotta da Sergio Zappalorto. Alle ore 23 un altro appuntamento con il TG6. Grazie per l'attenzione e buona serata.